Azzeramento per la giunta comunale di Barletta. A darne annuncio è stato il primo cittadino Cosimo Cannito e lo ha fatto attraverso un breve post su Facebook. Si è rivolto direttamente alla cittadinanza, spiegando loro che la decisione è frutto di un'intesa raggiunta con la maggioranza di governo. La decisione di premere il tasto reset, si legge nella sua comunicazione sui social, porterà a una redistribuzione di nomine e deleghe assessorili, finalizzata al rilancio dell'azione amministrativa. Le nuove nomine, i nomi di chi resterà in giunta e chi dovrà lasciare la seduta le scopriremo in questi giorni, ma si sa, al bar si fanno alcuni nomi. C'è chi parla del rientro di Marcello Lanotte, attualmente commissario provinciale di Forza Italia per la provincia Barletta-Andria-Trani, ex vice sindaco di Barletta che decise di lasciare il suo ruolo al fianco di Cannito quale braccio destro per candidarsi alle regionali in Puglia. Possibile new entry Elisa Spera, indicazione del consigliere comunale Flavio Basile, ex Lega Salvini, oggi nel gruppo misto. Il primo cittadino è dunque al lavoro per ricucire quella stessa maggioranza con la quale afferma di avere un'intesa per riscrivere la sua giunta. Salvato Cannito, ricordiamo, per il rotto della cuffia sull'approvazione del rendiconto finanziario 2020, solo per un voto 15-14. Il no al bilancio e dunque al salvataggio dell'amministrazione stessa arrivò dai consiglieri di opposizione Coalizione Civica. Dai 4 del PD su 5, il consigliere comunale Ruggero Mennea, ricordiamo, votò a favore. Ago della bilancia con l'astensione al voto il Movimento 5 Stelle e il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Di Paola, quest'ultimo in realtà vicino al cantiere Barletta, gruppo consiliare che ha deciso di non sostenere più l'operato del sindaco e che per questo votò a sfavore. Giorni concitati, dunque, attesa per le nuove nomine in giunta e di una comunicazione di apertura del sindaco stesso prima della seduta consiliare convocata lunedì prossimo 13 settembre a partire dalle ore 15:30 in onda su Amica 9 TV. Si prospetta dunque un ennesimo consiglio comunale scoppiettante.